sto annoiando. Ci vorrebbe qualcosa da fare, qualcosa. Ci vorrebbe, sì, un bel viaggio. Oh, come vorrei fare un viaggio. E magari andare a visitare una bella città. Andare a Roma. Ci siete? Siete già lì, cioè lì, oltre lo schermo. Sì, ciao, ciao a tutti. Io sono Tata Favola e come avrete appena sentito, vorrei tanto andare a fare un viaggio e visitare una bella città. Roma, ad esempio, ma vorrei essere guidata in questo viaggio, accompagnata da qualcuno. E scusate, c'è qualcosa che mi sta tirando giù, ma no. Non ci posso credere. Ah, guardate chi sta arrivando. Guardate, guardate chi sta arrivando. Pippa, ciao, ma che sorpresa! Ma come sta? Ma scusate, mi vuole dire qualcosa? No, davvero? Ma veramente? Adesso lo dico subito. Grazie, Pimpa. Pimpa mi ha appena detto che c'è un libro speciale dove Pimpa ci guiderà, ma proprio lei, ci guiderà per le vie della città. Lei con i suoi amici. Ma è stupendo! Ma scusate, mi vuole dire ancora qualcosa? Ma dici davvero? Adesso lo dico. Grazie, Pimpa. Pimpa mi ha appena detto che su questo libro ci sono anche tanti giochi da fare sulla guida e poi attività all'aperto, cacce al tesoro, mappe da scoprire e anche dei misteri da svelare, figurine da staccare e da attaccare. Insomma, è una città in gioco. Ma cosa dite? Andiamo a fare questo viaggio con la nostra amica Pimpa? Dai, andiamo! Benvenuti a Roma, città dei sette colli. Sulle rive del Tevere scorre lenta una storia senza tempo. Una luce incantata accarezza gli antichi monumenti. E la simpatica voce dei romani rallegra tutta la città. E per cominciare, due chiacchiere tra Pimpa e il suo amico Armando. Metti a finire quella costruzione? C'è un detto: Roma non è stata costruita in un giorno. Cosa vuol dire? Che per fare le cose belle ci vuole tempo. E Roma è bella? Sì, certo. Allora vado a visitarla. Sai la strada? No, ma un altro detto dice che tutte le strade portano a Roma, Armandone! Eh sì, è proprio vero. Tutte le strade portano a Roma, la più grande città del mondo. Due cavalieri di pietra fanno la guardia alla scala che porta in cima al Campidoglio, il colle più piccolo ma il più importante. Lassù si trovava una maestosa quercia da cui Giove, dio dei fulmini e padre degli dei, ha visto crescere una nuova città. Questa è una storia che inizia moltissimi anni fa, quando tra eventi straordinari e segni magici è nata la più grande città del mondo, Roma. E sembra che Pimpa sia già arrivata. Ciao Gianni! Benvenuta a Roma. La leggenda di Romolo e Remo, la conoscete? Sapete quella storia di quei due gemelli che erano stati. Ve la leggo.
Questa storia è fatta di parole e di disegni che si possono trasformare in parole. È una mattina di sole e Faustolo cammina con le sue pecore vicino al fiume Tevere. Un fatto curioso attira il suo sguardo. Sotto un albero, vicino alla riva, c'è un piccolo cesto. Che sorpresa! Dentro ci sono due gemelli appena nati. Un uccello porta loro il cibo e una mamma lupa li disseta con il suo latte. Il pastore capisce subito che quei fratelli devono essere speciali. Sono infatti figli di Marte, dio della guerra, che li ha salvati dal fiume sotto gli occhi della mamma lupa. Il pastore li prende con sé e chiama un fratello Romolo e l'altro Remo. Un giorno, i ragazzi ormai cresciuti decidono di costruire una città. Ma solo uno può essere re. Chi dei due? Così organizzano, pensate un po', una strana sfida. La conta degli uccelli che passano nel cielo. Romolo è il più bravo, è un segno degli dèi. È lui il fondatore e il primo re di Roma, la città che da allora porta il suo nome. L'imperatore aveva ordinato ben 100 giorni di festa per inaugurare il maestoso Colosseo, lo stadio della città. Oltre agli archi di pietra, tra applausi e grida di cittadini, i forzuti gladiatori si affrontavano in lotte coraggiose. E mentre infuriava la battaglia, dalle botole segrete sbucavano all'improvviso belve affamate. Davvero uno spettacolo incredibile. Eccolo, il Colosseo. Quanti archi! Proviamo a contarli. Colombino. Un monumento enorme racconta storie favolose. E l'arco di Costantino. Da qui passava il corteo del trionfo per festeggiare i generali valorosi. In alcune occasioni l'arena del Colosseo era riempita d'acqua per mettere in scena straordinarie battaglie navali. Immaginate che spettacolo! I gladiatori erano lottatori armati di una piccola spada chiamata gladio. Erano dei veri eroi, i campioni dello stadio. Il foro romano è un gioco da fare all'aperto, seguendo la guida. È come una caccia al tesoro. Buon divertimento! Il tempio con l'occhio. Da migliaia di anni, i raggi del sole, la pioggia leggera e la luce della luna attraversano l'oculus, un buco speciale che, come un grande occhio, guarda verso il cielo, dalla cupola del Pantheon. È il tempio con l'occhio. Costruito dagli antichi, qui si pregavano i potenti dei romani, signori dei fulmini e dei tuoni, del sole e delle feste, della musica e della terra. Che strana casa, dice l'amico Leonardo. È un tempio, è la casa degli dèi. Fra gli scogli, invece, ecco il dio Oceano. Nella vicina fontana di Trevi, un cavallo imbizzarrito ricorda la furia del mare e uno calmo, calmo, la tranquillità delle onde. Un tritone mette in fuga i giganti, soffiando nella mitica conchiglia dal suono terribile. Apollo, Diana, Vulcano, Nettuno, gioco guidato! Come da chi? Dalla guida, no?
un volo in altalena. Oh, che meraviglia! Una lunga discesa e una ripidissima scalinata, una salita improvvisa e un labirinto di vicoli che guizza verso il basso. Roma è la città dei sette colli. Un continuo su e giù, come un entusiasmante volo in altalena, che regala angoli meravigliosi, scoperte inaspettate, luoghi sconosciuti e panorami spettacolari. Per un attimo soltanto sembrerà di volare su tutta la città. Wow, si vede tutta la città! Da più di 100 anni, dal colle Gianicolo, ogni giorno, un colpo di cannone, boom, tuona nel cielo. È mezzodì e le campane di Roma iniziano a suonare. Che orologio scoppiettante! Sulla cima, invece, del colle Esquilino, un'insolita nevicata ha indicato il posto dove costruire la Basilica di Santa Maria Maggiore. Ogni agosto, lanciando dalla cupola tanti petali bianchi, si ricordano i fiocchi leggeri preso di neve. Giochino! Una casa speciale. Palazzo dei Papi, Corte dei Re, Appartamento dell'Imperatore e infine una casa speciale, il Palazzo del Quirinale e la Casa degli Italiani. Attraversare il cortile d'onore o le meravigliose sale è come sfogliare un album fotografico che mostra la fantasia, la creatività e i ricordi degli italiani. Roma è la capitale, la città più importante, e in queste stanze si continua a scrivere la storia d'Italia. Che bel palazzo! È la casa di tutti gli italiani. Nella piazza del Quirinale ecco le statue di due prodi guerrieri, Castore e Polluce. Che simpatici questi nomi, vero? Sono due gemelli inseparabili, pronti a saltare in groppa ai loro destrieri per aiutare chi è in difficoltà. Il presidente della Repubblica è il primo cittadino d'Italia e come papà degli italiani. Abita al Quirinale, protetto dai corazzieri. Ma voi avete mai visto un corazziere? Quando ero bambina io, uno abitava proprio vicino a casa mia e io lo guardavo così. Perché dovete sapere che i corazzieri sono dei cavalieri veramente giganti, con corazza, elmo e sciabola. Oh, che bel gioco c'è qui, bambini! C'è un cavallo che non vede l'ora di farsi guidare fuori da voi, da questo labirinto. Aiutatelo ad uscire, su. La terrazza della città. Quante sono le strade del mondo? Voi lo sapete? Scrivetelo se lo sapete, mandate qualche messaggio. Forse però nessuno lo sa. Ma di certo tutte portano a Roma. Vero, Pimpa? Un'importante via arriva in Piazza del Popolo, dove una scalinata sale verso la terrazza della città. Qui si contano le cupole e i campanili, ma bastano pochi passi e lo scompiglio del traffico scompare fra giardini segreti e viali alberati. Ecco i giardini di Villa Borghese. Dentro ai giardini, questa vi piacerà sicuramente, c'è la casina di Raffaello e la casa dei giochi, un posto speciale per divertirsi e
Volare, volare, volare con la fantasia nel mondo dei libri, delle storie e delle figure. Cos'è un obelisco? Lo sapete? In una lingua antica vuol dire spiedino. Spiedino. A Roma sono quelle pietre alte e strette che svettano in mezzo alle piazze, proprio come in Piazza del Popolo. Wow, questo gioco è proprio bello. Qui ci vogliono i colori, eh? Quasi quasi lo coloro io. Nah, lo lascio fare a voi. Un mantello elegante. Piazze serie. Piazze festose. Piazze allegre e piazze con il broncio. Fate anche voi qualche broncio. Passeggiando per la città se ne incontrano tantissime e tutte diverse. In Piazza di Spagna Roma si copre di un mantello elegante e raffinato. È una lunga scalinata che scivola leggera tra ciuffi di fiori colorati e i semplici gradini diventano poltrone per i passanti affaticati. È bellissima! Qua, qua, saliamo fino in cima, dice Olivia Paperina. Via! La fontana della barcaccia ricorda che un tempo le barche sono arrivate fin qui spinte dalla piena del Tevere, il fiume che sfila luccicante tra i ponti di Roma. Fra le sue acque sbuca l'isola Tiberina, dove, secondo la leggenda, un serpente magico ha indicato agli antichi romani il posto per curare i malati. Oh, altro gioco! Qua si corre, bambini! E poi c'è... No, c'è una palla di cannone sparata da una regina. Da cercare? Ma dove sarà finita? Aiutatela a cercare, su. Così lunga e così stretta. Una città. È come un quadro dipinto da tanti bambini. Ognuno aggiunge una linea o un colore e il disegno curiosamente si trasforma. In questo modo Roma è cambiata. È cambiata nel tempo e dove una volta c'era uno stadio per le gare, oggi c'è la vivace Piazza Navona, così lunga e così stretta. Alla forma della pista su cui agili corridori si affrontavano in corse veloci. Wow, qua ci sono giochi con gli adesivi e figure da staccare e c'è anche da aguzzare la vista e da scovare un polpo che agita attenzione. Tentacoli terribili. Buon divertimento. Oh, qui Pimpa incontra degli strumenti. Un martello, un pennello, una matita e una squadra. Ehi, dove andate? Questi sono uno scultore, un pittore e un disegnatore. E vanno alla bottega dei maestri. Pimpa è curiosissima. Me li fate conoscere? Certo, seguici. La città nella città. La città nella città. Cosa sarà? Una linea di marmo attraversa il pavimento. Un solo passo e, come per magia, Roma rimane là, fuori. La solenne basilica mostra la sua luminosa bellezza. In piazza San Pietro si entra nella città del Vaticano.
la città nella città. Da tutto il mondo, migliaia di persone arrivano qui per ascoltare la voce del Papa. Un pastore saggio che, come un re, custodisce le chiavi di un regno davvero speciale. Un regno davvero speciale. Le chiavi del cielo. In piazza svetta l'obelisco. Arrivato dal lontano Egitto, una nave particolare è stata riempita di migliaia di lenticchie. Di lenticchie? Per appoggiare e trasportare la pietra senza romperla. Le conoscete le lenticchie? Le avete mai viste? Beh, se non le conoscete, fatevene prendere un sacchettino e poi infilateci dentro la mano. Sentirete che bella sensazione, così capirete anche come si deve essere sentito l'obelisco steso su un letto di lenticchie. Oh oh, non riesco a trovare la mia squadra. Sapete chi è che parla? Gian Lorenzo Bernini, è il famoso scultore e architetto che ha realizzato Piazza San Pietro. File di colonne possenti abbracciano i pellegrini e la folla di statue ascolta dall'alto tutte le lingue del mondo. Che bella immagine, vero? Obelisco, vento, colò. Giochino! Qui c'è qualcuno che cerca un pennello e Pimpa glielo porta. Sapete chi è? Michelangelo Buonarroti. Era un artista eccezionale, scultore, architetto della cupola e pittore. Amava disegnare sui muri come i bambini. Chissà se i suoi genitori lo sgridavano. E pensate un po', ha realizzato i dipinti della Cappella Sistina. I colori vivaci raccontano le storie della Bibbia che spiccano sulle pareti e il soffitto. La parte più alta della basilica non è una semplice cupola, e no, per le sue dimensioni i romani la chiamano con affetto cupolone e sotto la sua ombra si sentono proprio a casa. Quante storie affascinanti racchiude il libro della Bibbia. Poi entrare nella basilica di San Pietro è come camminare in una nuvola di colori. Improvvisamente si diventa piccini, 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 come formiche. Tutto appare gigantesco fra i raggi di una luce d'oro. Le pitture diventano vive e le statue silenziose. Accompagnano i passanti con lo sguardo. Lui invece, che non sa cosa disegnare oggi, è Francesco Borromini e mi sa che ha deciso di disegnare proprio un bell'angelo. Era un architetto che faceva a gara con Bernini per realizzare le opere d'arte più belle di Roma. Insieme hanno progettato il baldacchino che copre l'altare della Basilica e Borromini ne ha disegnato proprio gli angeli che toccano il cielo. C'è qualcuno che si sta agitando nell'altra pagina. Ma no, non mi stavo dimenticando di te. Ma figurati, come posso dimenticarmi di Raffaello Sanzio? Stavo per arrivare. Nei grandiosi palazzi un dipinto ritrae una scuola e i suoi maestri. È un'opera di Raffaello Sanzio, appunto. Abile artista che con le sue pitture ha suggerito l'aspetto per la divisa delle guardie della città. Uniforme colorata, pennacchio di piume di struzzo e una lancia chiamata alabarda. Sono le guardie svizzere, proteggono il Papa e la città del Vaticano. Il passetto, invece, non è un piccolo passo, no, è un passaggio segreto, 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 nascosto in un alto muro. Collega la città del Vaticano a Castel Sant'Angelo, l'antica fortezza dei papi. Wow,
In questo gioco c'è del mistero, eh? Un gioco misterioso con un codice segreto da scoprire. Scopritelo voi, eh? E ora guardate un po' chi arriva. La riconoscete? Buongiorno, ragazze! Ciao, chi sei? Guardate bene, ho le scarpe! Tutte rotte! Il vestito! Alla romana! Quindi sono... la Befana! Anche... la scopa! Viva viva la Befana! Per tutto l'anno rimane silenziosa e nascosta chissà dove, ma di certo è la nonnina più conosciuta in città. A cavallo della sua scopa va di casa in casa, scende giù per i camini e lascia dolcetti e mandarini. Gira, 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 gira il mondo in una notte, ma la festa più bella è quella romana, quando tutti l'aspettano al grido di «Viva viva la Befana!». Ai bambini buoni la Befana porta i dolcetti, ma a chi è un po' dispettoso, state bene attenti, lascia il carbone che raccoglie nei camini. A me lo portava sempre. Se la Befana è una buona vecchina, a Roma però non mancano le streghe. Si racconta che nella notte di San Giovanni si incontravano sul prato davanti alla Basilica del Laterano in cerca delle erbe per le loro pozioni magiche. Giochi, giochi, giochi! C'è da divertirsi, bambini! Oh oh! Statue che parlano. Statue. Mordono! Roma ha così tanti anni che la sua storia sembra senza fine. Chissà quante fiabe, quante leggende possono raccontare le sue pietre. Così alcune statue stanche di stare in silenzio, o forse per scherzo, hanno iniziato a parlare. Solo di notte, fanno udire la loro voce. Sono le statue parlanti. E se alcune pietre parlano, altre mordono. Guardate un po'. Ehi, che bocca grande hai! Per mordere le dita chi dice le bugie. Un volto mostruoso, pronto a morsicare chiunque ha detto una bugia. È la bocca della verità. Ci vuole coraggio per infilare la mano nelle sue fauci. La metto o non la metto? La metto o non la metto? Non la metto. Il tempio di Ercole in piazza Bocca della Verità è dedicato a un antico eroe che ha superato fatiche incredibili. La leggenda narra che Ercole ha sconfitto un leone invincibile e perfino un mostro velenosissimo a 9 teste. 9 teste, eh? Altro gioco. Questa è una pagina golosa. Fra i piatti tipici, gli gnocchi, forse nati lontano da qui, sono ormai una tradizione che ogni giovedì si ripete sulle tavole romane. Questa ricetta, semplice e gustosa, piace a grandi e piccini. Un cuore morbido e fumante si apre sotto la crosticina croccante e dorata. Sono gli gnocchi alla romana. Ma che giorno è oggi? Sicuramente giovedì.
Ingredienti: 250 grammi di semolino per due tuorli, parmigiano. Non vi dico tutta la ricetta, e qui però potete chiedere alla mamma di far bollire in una pentola il latte, poi metteteci voi un po' di sale, poi magari mescolate voi, versate a pioggia il semolino, insomma, divertitevi a fare insieme questa ricetta. Non vi dico altro, c'è tutto spiegato. Buon divertimento e buon pranzo. Cari bambini, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio e Pinipa si sta preparando a ritornare a casa. Ho scritto la cartolina per Armando. Gliela spedisci o gliela porti? La porto. La Befana mi presta la sua scopa, così arriviamo più in fretta. Sai la strada? Tutte le strade portano a casa mia, ragazzi. Arrivederci, Roma! Oh, Pinipa va a Roma. Edita da Franco Cosimo Panini. Ma quanto bello è imparare giocando! Ciao, Penny! Ciao, Tata Favola! E ciao a tutti! Ti è piaciuta questa storia? Sì, molto! Ti è piaciuta? Sì, sì! Cosa dici? Senti un po', tu pensi che Pinipa ci possa portare a visitare qualche altra città? Ma certo, ci può portare. Glielo chiedo? Sì, sì, chiedilo, chiedilo. Vai, va. Senti, ci potresti portare a visitare qualche... Ma certo! Ha visitato talmente tante città, a lei fa piacere accompagnarci. Senti, ma Penny, tu dove vorresti andare? Quale città ti piacerebbe visitare? Napoli. Napoli. Napoli! Oh, quaglio, ma ci può portare... No, no, bisogna... Devo imparare un po' il napoletano. Ah, sì. Si può fare, si può fare. Sai a me dove piacerebbe andare, Penny? A Firenze. Mi piacerebbe tanto andare a Firenze. E sai cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe andare poi a fare un bel picnic sulle rive del fiume Arno. Magari io, te, Pinipa e i suoi amici. Cosa dici? Sì. Organizziamo un giorno con Pinipa. Dai! Panini? Sì, tu porti il prosciutto? Cosa porti tu? Io porto il prosciutto e il formaggio anche il formaggio buono. Pinipa, il formaggio ti piace? Dai, raccontami qualcosa, su. Allora, per favore, Tata, mi puoi chiedere in che altro posto vorrei andare con la Pinipa? Allora, vuoi io che ti chieda, no? Allora, io ti chiedo, ti faccio la domanda che tu mi chiedi di farti, ok? Vabbè. Senti, mi è venuta una domanda da farti. Dove ti piacerebbe andare con la Pinipa? Guarda, mi piacerebbe andare a Genova, perché ci sono gli acquari, cioè l'acquario di Genova, famosissimo. Molto, molto bello, secondo me. Davvero, guarda, sai, mentre noi parliamo stanno arrivando dei messaggi bellissimi, davvero belli, sai? Noi abbiamo, una signora ha detto che abbiamo Pinipa a Venezia. Wow, che bello, stanno mandando tanti bei messaggi, sai? Penny? Sai Penny che ho scoperto una cosa? Tu lo sai che questa Pinipa, questa meravigliosa cagnolina... È stata disegnata da un signore che ho scoperto chiamarsi, sapevo che era del signor Altan, ma conoscevo, ma non sapevo proprio che si chiamasse Francesco Tullio Altan. E l'ha creata, l'ha inventata nel 1975, quindi Pinipa ha la bellezza di 45 anni. E quando l'ho scoperto, sai cosa ho pensato? Cosa? Ho pensato, ma... Come gli sarà venuto in mente
al signor Altan di fare una cagnolina così. Allora ho pensato, magari avrà visto un cagnolino bianco correre in un campo di papaveri. Oppure una signora con un fularino al collo bianco con i pois rossi, che magari era un po' arrabbiata e sembrava quasi abbaiasse, gli sarà venuto in mente di creare Pimpa? Non lo so. Sai che sarei proprio curiosa di chiederglielo? Chiediamoglielo. Glielo chiediamo? Lo chiamiamo e glielo chiediamo, perché sono veramente, mi incuriosisce questa cosa. Chiediamoglielo. Magari avevo un cane rosso e bianco. Può esistere. Può esistere, certo. Penso proprio. Cioè, è un po' difficile, però magari. Cosa mi racconti? Sai, vuoi farmi tu una domanda? Ti dico io la domanda che mi devi fare, però. Va bene, ok, vai. Mi chiedi se questo libro è solo per i bambini? Allora, tanto mi è venuta in mente una domanda che voglio farti. Ma questo libro è soltanto per bambini? Sì. No, questo libro è un libro da condividere con i bambini, ma è per tutti. Perché tu sai, Penny, i bambini hanno bisogno di grandi che sappiano ritornare bambini e che scoprano quanto è bello leggere insieme un libro, condividerlo, giocare, fare le voci. Insomma, ritornare un po' bambini, I bambini hanno tanto bisogno di adulti che vogliano, che sappiano ritornare bambini. Sai? Perché con i bambini ci si diverte un sacco. Non sei d'accordo? Sì, molto d'accordo. Tu hai un papà e una mamma che giocano con te, vero? Mi sembra di capire, eh? Molto, cioè, ti fanno ridere molto. Sicuramente sì. Sì, senti un po', allora potete trovare le guide di Pimpa sul sito Città in Gioco. Infatti questa è una collana proprio di guide gioco dedicata ai più piccoli per scoprire le città con la Pimpa e i suoi amici. E devo dire che mi è veramente piaciuto, mi ha conquistato questo libro, perché ho scoperto anch'io, che sono un po' vecchina, sono una tata un po' vecchina, ho scoperto tante belle cose e l'ho trovato fatto proprio bene. Infatti anche a me è piaciuto molto, credo di dai, di voler anche e prenderne altri, perché come ho sentito c'è anche Tata Venezia e magari anche in altre Tata Venezia, Pimpa Venezia e magari ce ne sono altri, cioè non lo so. Magari Pimpa a Venezia andrà in gondola. È vero, magari vengo. Secondo me sì, perché sono belle le gondole. Andrà sicuramente. Sicuramente si fa un giro in gondola, vero? Sì. Senti, ma quel fiocco bello lì che hai in testa, chi è che ti ha fatto che quel bel fiocco che mi piace tanto? Nessuno, è un cerchietto. Se vuoi lo puoi prendere. Con il fiocco. Se vuoi puoi prendertelo. Ah sì? Ti starà bene. Ah sì? Posso prenderlo anch'io? Sì, ci starebbe bene. Dai, anche a me piacciono, sai, piacciono i fiocchi, le fasce. Magari lo può prendere anche la Pimpa. Senti un po'. Come? Magari lo può prendere anche la Pimpa. Ci starebbe bene anche la Pimpa, possiamo dirlo. Un piccolo vezzo ogni tanto, no? Magari se deve fare una seratina oppure deve fare una diretta streaming, deve parlare così con qualcuno.
Si prepara. Senti un po', cosa dici? Salutiamo tutti i nostri amici e li ringraziamo? Sì, li ringraziamo di aver ascoltato questo bellissimo libro. Libro anche gioco, come È un abbiamo libro sentito. gioco. Allora salutiamo insieme. Sì, tre, Lavinia, ciao, Lavinia, ciao. Uno, due, due, tre. ciao, Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio.